Buonasera telespettatori, ben ritrovati. In apertura torniamo a parlare del maltempo e dei danni causati dalle precipitazioni intense degli ultimi giorni. Problemi soprattutto nel Cuneese, sulle montagne del Verbano Cusio Ossola e in particolare nel Vercellese, in Valsesia, dove tre località, Alagna, Rima e Carcoforo, sono letteralmente isolate. Problemi per 1500 residenti e circa 600 turisti. Ne abbiamo già parlato ieri nel corso del nostro videogiornale, per fare il punto della situazione abbiamo in collegamento in diretta Lorella Morino, la nostra corrispondente dalla Valsesia. Buonasera Lorella, allora qual è la situazione? Buonasera Giovanni, buonasera ai nostri telespettatori. Come vi ho promesso ieri sera, vi aggiorno sulla situazione in Valsesia. Allora, le notizie purtroppo non sono buone per quanto riguarda la strada provinciale 299. Infatti, da Piode ad Alagna questa strada è ancora chiusa perché le condizioni del versante nella giornata di oggi sono peggiorate. Come potete vedere dalle immagini che vi ho inviato, che sono state girate dai tecnici della provincia di Vercelli, la spaccatura sul versante è profonda. Si notano ancora distacchi che impediscono di poter riaprire la strada. Al momento dunque sono sospese le finestre di transito che si erano stabilite ieri sera, possono quindi passare soltanto i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i mezzi adibiti al servizio invernale, quelli adibiti al trasporto di forniture, di servizi essenziali, naturalmente sempre con il supporto del soccorso alpino. Ancora nessuna decisione è stata presa per quanto riguarda il possibile percorso alternativo ipotizzato nella serata di ieri. Sul posto continuano ad essere presenti i tecnici della provincia di Vercelli, quelli dell'Unione Montana, il soccorso alpino, carabinieri e polizia. Vi posso dare invece delle notizie migliori per le altre strade valsesiane. Sono state riaperte la provinciale 10 della Val Sermenza e la provinciale 124 Rimasco Carcoforo, dato il parere positivo della commissione Valanghe. Riaperta anche la strada provinciale 72 Borgosesia Guardella, dove c'era stato un leggero distacco franoso, e anche la 78 per Civiasco. In questo caso è riaperta con un semaforo a causa della presenza del cantiere impegnato nella rimozione della frana che si era riversata sulla sede stradale. E anche per stasera dalla Valsesia è tutto, vi auguro una buona serata. Grazie Lorella, buon lavoro. Ed ora la cronaca, parliamo dell'attività dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza di Verbania al confine italo-svizzero, attività che nel corso del 2023 è cresciuta sensibilmente. Sequestrati numerosi orologi preziosi, gioielli, borse, pelletteria di lusso, ma anche 2 milioni e 300 mila euro di valuta non dichiarata. Elevate sanzioni per 400 mila euro. 109 viaggiatori hanno dovuto versare al confine tra Italia e Svizzera oltre 47 mila euro per oblazione al fisco. Supera invece i 200.000 euro il valore degli orologi preziosi non dichiarati, 100.000 euro quello dei gioielli e della pelletteria di lusso. Le operazioni di controllo al confine italo-elvetico proseguiranno nel corso di tutto il 2024. Ed ora la politica, perché nelle scorse ore a Novara i Fratelli d'Italia hanno ufficializzato i nomi dei tre candidati alle elezioni regionali. Sono due nomi novaresi, il dottor Michele Ragno e il vice sindaco Marina Chiarelli, e un nome di un noto esponente politico del Lago d'Orta, Gianluca Godio, che è già stato consigliere regionale in passato. La mia esperienza politica nasce nel 1999, quando sono stato eletto consigliere provinciale a Novara. Attualmente ricopro l'incarico di capogruppo di Fratelli d'Italia presso il comune di Novara. La mia decisione di candidarmi per il rinnovo del Consiglio regionale Piemonte nasce dall'esigenza, dal bisogno di mettere a disposizione della collettività novarese e piemontese la mia esperienza acquisita in oltre 30 anni come medico, ma soprattutto come cardiologo, nella sanità pubblica, nella sanità privata e anche nella sanità militare, essendo un ufficiale dell'Aeronautica Militare. Ma oltre alla sanità, la Regione Piemonte ha bisogno di prendere in considerazione molti altri temi altrettanto importanti, come ad esempio l'ambiente, l'agricoltura e i servizi socioassistenziali, poiché la nostra popolazione anziana è in continuo aumento. Un impegno che parte da lontano, perché parte da quando ero ragazzina, ma è un impegno politico che in realtà parte da abbastanza vicino, con esperienze significative
quali la presidenza del Consorzio di Bacino di Basso Piemontese, l'assessorato all'ambiente nel 2018, l'assessorato allo sport e poi questa esperienza da vice sindaco e assessore al commercio. Questa candidatura è quindi frutto di una scelta compiuta dal direttivo e da tutti gli appartenenti al nostro partito, che ormai sono tantissimi perché contiamo davvero tanti amministratori, non soltanto a Novara, ma nella provincia di Novara, dove abbiamo aperto ben 13 circoli. Il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro per portare amministratori con delle competenze all'interno delle istituzioni e per avvicinare a noi le persone, in realtà ascoltandole e cercando di trasformare in fatti concreti quelle che sono le loro richieste. E allora in Regione continuerà lo stesso impegno, cioè quello di dare rappresentatività vera al nostro territorio e far sì che Novara e la provincia di Novara non siano una delle sette province lontane da Torino, ma sia un territorio riconoscibile, riconosciuto e con delle esigenze proprie che devono essere assolutamente valorizzate. Innanzitutto devo dire grazie al partito che mi dà questa possibilità di ritornare a ricoprire un ruolo importante come quello di consigliere regionale, che peraltro ho già avuto modo di ricoprire. Per me è motivo di grande soddisfazione ritornare a Torino. Ormai in questi anni ho acquisito tanta esperienza ed oggi come sindaco ancora di più, quindi capisco perfettamente le esigenze degli amministratori locali ad avere un punto di riferimento in regione. I temi, le scommesse per il futuro sono tantissimi, a partire dalla sanità, la sanità territoriale, ma anche la costruzione dell'ospedale nuovo di Novara e l'ampliamento dell'ospedale di Borgo Manero, ma così come i temi del turismo. Io vengo dalla zona dei laghi, per cui sicuramente è un punto di riferimento, di orgoglio per tutti i novaresi, però bisogna incentivarlo questo turismo, sistemando le strade, mettendo a posto, facendo i lavori di ripristino della viabilità e poi ovviamente sempre nella mia zona sostenere con gran forza il distretto della rubinetteria del Valvolame che copre veramente centinaia di addetti. Quindi per me è una nuova scommessa, ci metterò tutto l'impegno possibile e sono certo di poter ottenere il risultato anche con l'aiuto di tanti amici che in questo momento mi stanno sostenendo. Ed ora parliamo di importanti iniziative contro le discriminazioni. Nelle ultime settimane sono stati presentati i punti informativi antidiscriminazione del territorio della provincia di Novara. Si lancia il servizio, pensato e condiviso con Regione Piemonte e IRES Piemonte e con il supporto della cooperativa Aurive, vincitrice del concorso di idee indetto dalla provincia per la valorizzazione dello stesso servizio, per segnalare situazioni potenzialmente discriminatorie, dando ascolto e assistenza alle persone su tutto il territorio. Sono infatti 18 i punti informativi accessibili nel Novarese a disposizione della cittadinanza che si trovano presso pubbliche amministrazioni, consorzi socio-assistenziali, associazioni, enti formativi, organizzazioni sindacali, istituti scolastici e in particolare ad Arona con ENAIP, a Borgo Manero con CIS, ENAIP, CGL, MAMRE, APL, a Castelletto Ticino con CISAS, a Gagliate con Fondazione Apri le Braccia, Novara con Comune, APL, ENAIP, Filos, Novara Arcobaleno, CGL, UIL, Cooperativa Il Frutteto, ITOMAR, Liberazione e Speranza. Un'iniziativa inserita all'interno delle azioni di consolidamento e promozione della rete provinciale contro le discriminazioni. La collaborazione intende facilitare la riconoscibilità di questi punti informativi aggiornando la condivisione di momenti formativi, materiali, eventi di sensibilizzazione con l'obiettivo di semplificare comunicazione e segnalazioni. La rete regionale contro le discriminazioni, con la quale la provincia di Novara ha portato avanti diversi percorsi progettuali, ha una funzione centrale come soggetto chiave della strategia di prevenzione e contrasto. È organizzata in Piemonte in 8 nodi provinciali che garantiscono la presenza di oltre 160 punti informativi. Nonostante i fenomeni discriminatori restino in larga parte sommersi e i numeri rendano conto solo di ciò che emerge e non del fenomeno nel suo complesso, i dati del 2022 confermano la costante crescita della capacità dei nodi nell'intercettare situazioni discriminatorie territoriali. Le attività partite a dicembre 2023 si concluderanno a marzo 2024 e la programmazione degli interventi è stata definita e sviluppata con la collaborazione di Regione Piemonte e IRES Piemonte. Si procederà ad un approfondimento degli ambiti in cui sono state rilevate le discriminazioni: mondo del lavoro, casa, scuola, servizi pubblici, tempo libero, con particolare attenzione per tematiche quali l'origine etnica, la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Al Broletto di Novara le donne si raccontano, sentiamo.
testimonianze, scelte di vita, le donne sono tante e sono diverse anche in diversi settori. Questo è l'obiettivo proprio di una ricorrenza che però dovrebbe essere appunto l'abitudine. Sì, in effetti l'8 marzo è la giornata internazionale della donna e come assessorato alle pari opportunità abbiamo deciso di organizzare un incontro rivolto a tutta la città di Novara, a tutti i cittadini, donne e uomini, ragazzi e ragazze. Il titolo che abbiamo scelto è Donne che si raccontano, donne perché è la giornata, quindi donne ci sembrava giusto che ci fossero, che si raccontano, ci piaceva proprio il verbo raccontarsi è tanto, vuol dire che raccontano e mettono proprio a disposizione di chi le viene ad ascoltare un loro percorso personale, una loro scelta personale, alcune rinunce importanti che però le hanno portate ad essere quelle che sono oggi, con scelte consapevoli, con scelte che le riconoscono nella città di Novara, nella società come tali. Abbiamo espressioni del sociale, espressioni dell'università, espressioni dell'azienda normale, privata o pubblica, quindi donne veramente che hanno un qualcosa di loro che sicuramente catturerà la curiosità e colpirà il cuore di qualcuna e speriamo anche che dia una spinta propulsiva per quello che è davvero il ruolo della donna nella nostra società, anche a chi le sta ascoltando e che magari sta vivendo un disagio o un momento di grande fragilità. Questo deve essere un monito ad avere sempre coraggio e ad avere sempre quella forza che insita in ognuna di noi, soprattutto nelle donne, di restare in piedi sempre. Ci sarà proprio in occasione di quella serata la gradita presenza di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Franco Giulio Brambilla, il nostro Vescovo. Il nostro Vescovo ha accettato questo invito perché gli abbiamo parlato insieme di quella che è stata la sua omelia in occasione della festa del Santo Patrono del 22 di gennaio, dove lui esortava la donna, dove lui raccontava quella che è la figura della donna, dove diceva una frase che ha colpito tantissimo me e tutto l'assessorato: è l'ora della donna. Ecco, l'8 marzo alle 20:30 è l'ora di un bel evento, è l'ora della donna insieme anche a un uomo d'eccellenza, potrei dire, il nostro Monsignor Franco Giulio Brambilla, e tante donne e uomini di Novara che se vogliono venire a far parte di un incontro importante, di essere tutti insieme in una serata dove si parlerà di donne, dove ci saranno delle donne che a cuore aperto si racconteranno. Torna a Novara l'appuntamento con il Libro Forum, il servizio. Si terrà presso la Biblioteca di Novara giovedì 21 marzo 2024 alle 16 il Libro Forum all'interno dei Giovedì Letterari in Biblioteca a cura del Centro Novarese di Studi Letterari con il patrocinio del Comune di Novara in collaborazione con la Biblioteca Civica Carlo Negroni, la Regione Piemonte e il Sistema Bibliotecario del Basso Novarese. Verrà presentato il libro di Silvana Pancieri, Le Beghine, una storia di donne per la libertà. Un testo in sintonia con la celebrazione della giornata della donna l'8 marzo, perché rivaluta la figura delle beghine, personaggio assimilato dall'immaginario collettivo, soprattutto in Italia, a quello delle donne bigotta, ipocrita, dimessa, schiava dei suoi pregiudizi e delle sue paure. In realtà la pratica del beghinaggio compare per la prima volta nelle zone della Fiandra, intorno al XIII secolo, e segnala presenze femminili molto interessanti. Sono donne che, nell'impossibilità di entrare in monastero per ragioni svariate, per lo più economiche, ma anche non disposte a porsi sul mercato del matrimonio, hanno deciso di vivere in piccoli villaggi o quartieri di grandi città, magari in periferia, protetti da mura e da un'organizzazione quasi monastica, dedicandosi ad opere di bene e carità. Sono state di fatto le prime infermiere nella storia dell'Europa. Alcune di esse hanno lasciato scritti dove teorizzano severe e appassionate pratiche mistiche. Basti fra tutte ricordare Matilde di Magdeburgo, nata nel 1208 e morta nel 1282, autrice del trattato visionario La luce fluente della divinità, per il quale si pensa che Dante l'abbia configurata nel personaggio di Matilda, nel canto 28 del Purgatorio, dove descrive il giardino dell'Eden. Alle 17:15 poi si terrà il gruppo di lettura, dove si proseguirà nell'analisi dei gialli di Scardigli. Ed ora andiamo al Museo Leone di Vercelli per un importante evento organizzato in occasione della Festa della Donna.
Un modo particolare per celebrare la giornata della donna. La proposta viene dal Museo Leone di Vercelli, l'appuntamento è venerdì 8 marzo alle 20:30 e la proposta è Donne eroine, tratto da Eroides. Si tratta di una messa in scena di un progetto di Letizia Vercellino che con la collaborazione di Maria Rosa Franchini è stato prodotto nel 2022 dal Nuovo Teatro Faraggiana di Novara sotto la direzione di Vanni Ballino e Lucilla Giagnoni. Si tratta delle celebri lettere del poeta latino Ovidio, epistole immaginarie in forma di monologo, le cui voci narranti sono quelle delle eroine del mondo classico che per la prima volta raccontano la storia dal proprio punto di vista, sfogando tutta la loro rabbia e sofferenza in quanto tradite o abbandonate. Si tratta di letture di straordinaria profondità e anche modernità e Ovidio, fine indagatore dell'animo femminile, restituisce loro una vitalità e un carattere mai vittimista nei confronti del mondo maschile, mettendone in luce l'aspetto ribelle. Accanto alle lettere ovidiane saranno letti altri monologhi, anche se al femminile, di autrici e autori che hanno dato voce a donne contemporanee. Letizia Vercellino sarà affiancata da Lorena Crepaldi, attrice di teatro e interprete di molti musicals di successo nazionale, Maria Rosa Franchini, insegnante attrice novarese, Ettore Cassetta, giovane attore diplomato in recitazione e doppiaggio. Non ultimi, il conosciuto e apprezzato musicista vercellese Mauro Ghiani, che accompagnerà gli interpreti con le sue percussioni, e Fabio Lopresti, tecnico e grafico del progetto. L'ingresso costa 15 euro e per una serata speciale, omaggio alla bellezza, al coraggio e alla passione femminile di ogni tempo, è obbligatoria la prenotazione al 348 3272584. A proposito di festa della donna, tante le iniziative anche a Cerano, nella Bassa Novarese. Anche quest'anno tante le iniziative da parte del comune di Cerano per la festa della donna, quindi si inizierà proprio nel weekend. Esatto, iniziamo allora sabato 9 marzo, abbiamo deciso di dedicare al mondo femminile, che mai come quest'anno e in questi momenti, visto che purtroppo la figura della donna è sempre alla ribalta della cronaca e spesso e volentieri anche per, ahimè, sfaccettature negative, insomma cerchiamo di dare risalto a quello che è la figura della donna in tutte le sue forme, ma soprattutto in tutte le sue forze, per cui abbiamo deciso di proporre uno spettacolo teatrale grazie alla Compagnia dell'Orsa, una compagnia che viene da Torino. In questo spettacolo dal titolo Fuochi Ribelli, una dedica a tutto quello che sono state le donne, a cominciare dalla storia ad arrivare a personaggi più attuali, proprio con questa chiave vincente, quindi la donna che si è ribellata per conquistare i propri diritti, la sua emancipazione in vari settori, dallo sport al sociale alla cultura. Quindi pensiamo sia davvero una bellissima proposta e invito tutti, giovani e meno giovani, a venire e a partecipare, perché credo sia davvero una bella opportunità. Questo quando? Questo è sabato sera 9 marzo presso la Sala Crespi, ore 21, chiaramente sempre entrata libera. Domenica invece subito conseguente 10 marzo vi aspettiamo invece nel pomeriggio dalle 17, sempre presso il nostro auditorium della Sala Crespi, per un concerto. Questa volta avremo un concerto di donne, quindi allieve, insegnanti ceranesi e non, che cantano di donne. Anche in questo caso abbiamo deciso di proporre brani, ma con una dedica particolare soprattutto a quello che è la condizione della donna, molte volte legata alla violenza, per cui è uno spettacolo che già è stato proposto e portato in vari teatri già a novembre, ma che si è pensato di riproporre un po' tutto l'anno, perché non bisogna mai purtroppo abbassare la guardia. Gli appuntamenti non finiscono qui, perché ci sarà un appuntamento molto importante la settimana prossima dove si parla di stalking, che è un vero e proprio crimine ormai riconosciuto. Esatto, abbiamo veramente deciso di tenere questo seminario grazie alla collaborazione con l'associazione Redi di Novara, di cui fanno parte anche tante ceranesi, e con la, veramente sono molto contenta, una psicologa e psicoterapeuta ceranese, Lores Bartelle, che ci aiuterà a capire questa piaga, davvero, come già giustamente sottolineavi tu, della società. In questo caso vi aspettiamo venerdì 15 marzo alle ore 21, proprio qui presso il nostro palazzo comunale, presso la sala consigliare. Si parlerà di stalking, ma anche di manipolazione della donna, per cui anche in questo caso davvero il nostro è un invito accorato a partecipare.
Donne e sport, binomio vincente, andiamo in Valsesia dove c'è una squadra di calcio femminile che ha già registrato importanti successi. Settimana della donna, e allora vi vogliamo raccontare tutte le belle realtà femminili che abbiamo in Valsesia. Una di queste è la Serra Vallese Women, una squadra tutta di donne, una squadra di calcio, e qua con noi c'è la dirigente sportiva Rosella Miele. Allora, una squadra che sta andando bene tra l'altro. Sì, una squadra che sta andando bene, ci siamo iscritte l'anno scorso a questo campionato a 7 amatoriale CSI, con delle prospettive un pochino meno, diciamo, entusiaste di quello che sono state adesso, ma in realtà invece stiamo andando benissimo, è il nostro secondo anno e siamo terze in classifica e quindi è una cosa positiva. Brave, allora quante siete e come è composta la vostra squadra? Siamo in 18-19 ragazze, tutte di un'età che vanno dai 18 ai 40-43 anni. Sono tutte e giocate tutte insieme? E giochiamo tutte insieme, in realtà il campionato è a 7, quindi gioca a 7, però c'è un'alternanza di queste ragazze. Niente, sono ragazze che sono state tra virgolette chiamate da me circa 2 anni fa per questo progetto, perché in realtà sul territorio non esiste una squadra femminile grande, diciamo, perché c'è un settore giovanile ma a Quarona, e quindi ho detto perché non creare in questa realtà, in questa nostra Valsesia, un'altra squadra, perché c'era ai suoi tempi già a Romagnano Sesia, quindi noi abbiamo recuperato un po' delle ragazze ancora in attività del Romagnano Sesia e abbiamo formato questa sera Vallese Women. Come siete accolte nel panorama calcistico del territorio prettamente maschile? Le donne vengono ancora viste un po' come il calcio, un po' così. In realtà secondo me ha tanto da offrire il calcio femminile e quindi bisogna guardarlo sotto un'ottica un pochino diversa, perché è vero che è più lento e quindi ha delle difficoltà tra virgolette fisiche, ma a livello tecnico secondo me siamo competitive. Allora, per chi vorrà vedere queste fantastiche ragazze all'opera, l'appuntamento è sabato 9 marzo con la partita della prevenzione al campo sportivo di Borgo Sesia e sarà anche maschi contro femmine, ci sarà molto da divertirsi. L'Azzurra Hockey Novara ha pareggiato 3-3 a Scandiano, il servizio. Comunque è stata una partita equilibratissima, super emozionante, perché soprattutto nel secondo tempo quando ha cominciato ad allargarsi un po', a cercare di scambiare la rottura del risultato e non mantenere il risultato, veramente una partita bella, bella da vedere, su continui capovolgimenti di fronte. E ragazzi, comunque faccio i complimenti, perché hanno fatto una partita davvero col cuore, con la testa, con una gran concentrazione in difesa. Si vinceva 3-1, ci rimane questo mare in bocca dove eravamo riusciti a portare il risultato dalla nostra parte. Detto questo, 2 gol nell'hockey, cioè può succedere con un tiro della domenica, tiro fortunato, deviazione valorente, insomma, questo è un po' successo. Forse c'era da buttare dentro un gol o due, ma almeno un gol in più in tutte le occasioni belle, tiri che avevamo creato con la pazienza e col lavoro della settimana, uno in più dovevamo buttarlo dentro almeno e il risultato sarebbe stato diverso. Forse questo a mente calda è quello che mi viene da dire. Restiamo in tema ed ascoltiamo alcuni giocatori dell'Azzurra. Sapevamo da in settimana, ci eravamo detti che doveva essere una partita di sacrificio e così l'abbiamo giocata. Siamo riusciti a portarla su 3-1, peccato perché stavamo difendendo bene e gli ultimi 5 minuti sono stati bravi loro, 2 episodi, 2 gol, l'hockey così è bello anche per questo, e quindi un po' di rammarico c'è per il risultato. Se stiamo a vedere per la prestazione delle due squadre, un pareggio è giusto perché abbiamo giocato alla pari, anche loro hanno giocato un'ottima partita, hanno macinato tanto, secondo me tanto più gioco di noi, hanno avuto tanto più la palla rispetto a noi, e questo forse è stata la cosa su cui ancora dobbiamo lavorare. Penso che abbiamo fatto una buona partita, peccato perché su 3-1 si poteva chiudere, abbiamo sprecato tanto e secondo me sono più 2 punti persi che altro. Però va bene perché poteva andare anche più. Sicuramente è stata una bella partita, c'era una bellissima condizione di pubblico, peccato però che le belle partite non sempre portano 3 punti. Noi purtroppo oggi andiamo a casa con 1 punto, e eravamo avanti 3-1, e purtroppo
abbiamo subito due gol negli ultimi 5 minuti che ci hanno costato la vittoria. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata con i nostri programmi.